Interclub oggi comincia dal Meazza, dove il centro coordinamento ha riunito tutti i coordinatori degli interclub italiani per raccontare e condividere le realtà delle diverse regioni, i dati della campagna tesseramento, ma non solo. Una riunione aperta da Nicola Ranieri, con tanto spazio dedicato anche ai partner commerciali di FC Internazionale. Per i momenti belli ne ho molti, comunque devo dire che ho avuto la fortuna anche di assistere a molte vittorie italiane fuori anche dell'Inter, quindi quando si va all'estero è sempre importante, però un ricordo, anche se non è stata la conclusione di una vittoria, diciamo di un titolo importante, è un'emozione che ancora ho, il 3-2 a Monaco con il Bayern, se non vado errato, di 3 anni fa dopo il triplete. Sicuramente il momento di una trasferta, proprio per parlare di una trasferta, quella fatta a Londra col Chelsea, che ha dato forse il là al raggiungimento di un obiettivo che tutti abbiamo. Essere dietro la porta dove l'Eto'o segnò quel gol che ci proiettò in sostanza verso la Champions, è qualcosa che ti rimane dentro. Se parliamo degli ultimi anni, vado forse in controtendenza, ma io dico la finale di Coppa Italia Roma, vinta contro la Roma 1-0 per gol di Milito, che è stato il primo dei 3 trofei del famoso triplete. Può essere il trofeo meno importante fra Coppa Italia, campionato e Champions, ma è quello che mi ha dato forse tra virgolette più emozione, perché vincendo quella partita a Roma, a una settimana dal campionato, a 15 giorni dalla Champions, ha dato la dimostrazione che quella squadra non voleva lasciare per terra nulla. Qualsiasi cosa ci fosse da portare a casa, la volevano portare a casa, e quella partita è stata la dimostrazione lampante. Te spiccano tutti quando si vince con la Juventus e col Milan. Quelle sono vittorie che non si possono cancellare. E forse il primo scudetto a me con Mancini, quello mi ha entusiasmato, perché io devo dare merito a Mancini, io sono un simpatizzante di Mancini e lo rispetto sempre, per me è stato un grande costruttore dell'Inter. Ecco. Beh, se devo dire il momento, diciamo il flash che mi è rimasto impresso è Madrid, è stata un attimo, quella Coppa di Campioni tanto sognata è stata, penso che non lo dimenticherò mai. Vita di Club torna lunedì prossimo. Per partecipare alla puntata scrivi come è nata la tua passione per l'Inter e le tue storie di tifo a interchannel@inter.it. Vi aspetto. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.